Trasmettiamo la diretta della corsa di Miguel qua sul Ponte della Musica. Sta per iniziare fra qualche momento la Strada Antirazzismo, una corsa non competitiva di 3 km dove possono partecipare tutti senza nessuna discriminazione. Questo è un messaggio molto importante da fare perché la corsa simboleggia che tutti quanti siamo in grado di poter in qualche modo partecipare, quindi possiamo correre indistintamente. Avviciniamoci un po', magari facciamo qualche intervista. Un aneddoto sul Ponte della Musica. Questo progetto, anzi, la sua costruzione iniziò nel 2007 e il lavoro fu finito nel 2011. Strutturato a modo di due archi fatti in acciaio, strutturato inoltre da cemento armato, calcestruzzo e vari materiali come il legno. Andiamo di qua. Salve. Domani mattina devo andare in palestra, questa è la fregatura. Però quella non la vado. Ma io mi sono dovuto fare veramente 3 giorni a casa di Bruno. Vieni, io a Natale sono stata. Salve. Mi scusi, potrei disturbarla un attimo? Sì. Siamo studenti? Siamo. Ok, Patrizio. Sono del liceo. Siamo del liceo Talete. Siamo sì, studenti del Talete del terzo anno scientifico. Stiamo facendo un percorso di alternanza scuola-lavoro e volevamo chiederle se ci potrebbe dare una piccola intervista. Allora, come prima cosa, perché avete deciso di fare questa corsa? Vai prima te, dopo parlo io. È una corsa comunque che stiamo tutti insieme, è una corsa contro discriminazione, brava. Contro il razzismo, per cui è un piacere essere qui. Quindi state partecipando qua soprattutto per questo motivo, per questo motivo e anche perché noi sia come disabili sia con i nostri cani guida, per far conoscere anche le diversità che ci sono tra le persone, che comunque anche quella tante volte c'è non discriminazione, però non si considera che il diverso può essere qualche cosa che comunque può fare con altre abilità le stesse cose la corsa insieme a persone normali. Un non vedente corre con il suo cane, con il suo bastone o con quello che... E quindi diciamo è la completa integrazione. Poi questa è una maratona proprio perché è contro la discriminazione a qualunque livello, e quindi è importante che noi ci siamo come gruppo di non vedenti con i cani guida, perché noi siamo un gruppo di cani guida dei Lions in questo caso, e quindi vogliamo dare proprio l'immagine di noi, far capire che esiste questa realtà perché non è conosciuta. Va bene, in bocca al lupo per la corsa. Ah,
La gara sta per iniziare, la corsa, come ho detto prima, sarà lunga 3 km. L'attesa è legata anche al fatto che, diciamo, ormai dovrebbe essere praticamente finito, perché non c'è più nessuno. Ci danno come partenza il 45, quindi aspettiamo questi 5 minuti, ma anche perché ci sarà qualche ritardo. Sta facendo delle foto? Sta facendo delle foto? Sì, sì, ho voglia, una cifra. Anzi, spegni un attimo qua, roba, se non mi interessa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, sì, è vero, allora in che posizione? Ok, ma non sei mai ragazzi. Io non saprei cosa dire in questo caso, perché ha fatto un'intervista, sta per iniziare la gara. In realtà, secondo me, cioè, è la cosa migliore. Forse il messaggio era quello dove sì, tutti sì, possono è correre. Stato un grande. Ha avuto pure il coraggio, ha avuto coraggio. Ok, qua mancano 5 minuti. Facciamo mentre corrono e poi va. Non saprei cosa dire io. Com'è sta la gara? Fantastico! Ma tanti si salvano, sì, sai. Grazie. Non lo so, dopo credo che dobbiamo andare verso lo stadio. Cioè, tipo. Dove essere arrivati allo stadio? Allora, magari mettiamoci in questo momento davanti alla. Anzi, di fronte all'inizio della gara. Per riprendere l'inizio. Andiamo magari dall'altra parte della strada, dai. Sto per iniziare. Forse. Ciao. Ecco qua, la gara sta per iniziare proprio in questo momento. Centinaia se non migliaia di persone. Qualsiasi età. Di qualsiasi orientamento sessuale. È veramente emozionante vedere tutte queste persone andare, anzi partire in questo momento, veramente un sollievo, da una sensazione molto, molto positiva.
ragazzi, mi interessa per affari. Vai, vai, vai. Beh, posso interrompere. Ma la finiamo. Boom. Sarebbe meglio. Saluta, 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 ragazzi, vai, 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 vai. Grazie a tutti. Ci ricolleghiamo più tardi al termine della gara sarà antirazzismo. Benvenuti, siamo dentro la corsa di Miguel. Abbiamo i nostri vettorini con i numeri e il logo. La chiamano. Le sensazioni sono molto vaghe perché c'è una frenesia da parte di tutti i partecipanti, ci sono persone che corrono, persone che camminano, bambini, cani, tutti con la loro vettorina e la loro logo della corsa di Miguel. Siamo pronti per questa corsa di 4 km, 3 km fino allo Stadio Olimpico e vediamo un sacco di persone, ci sono un sacco di partecipanti, i bambini sono felicissimi, i genitori sono partecipi anche oggi in questa grandissima manifestazione. E prima di tutti vediamo coinvolte le famiglie, poi ci sono gli amatoriali, coloro che mi piace correre ma che non lo fanno per professione o per sport. Noi siamo qui, speriamo di essere comunque partecipi con tutti noi stessi come vorremmo essere in questa manifestazione e l'atmosfera, come ho già detto, è bellissima. Avvicinatelo al stava guardando. Passiamo avanti, ne facciamo. Ed ecco qualcuno che inizia. Eccoli, si stanno avvicinando, invece altri camminano. È comunque una corsa di 3 km, quindi sarà una domenica sportiva, insomma. Una domenica alternativa, così possiamo definirla. Beh, naturalmente se qualcuno vuole fare un qualcosa di diverso da rimanere a casa, è un'ottima idea, un'ottima iniziativa questa. E naturalmente si vedono già alcune persone che iniziano a correre. Ora ve le faccio vedere, stanno un po' più giù. Gli ultimi. Ecco, gli ultimi partecipanti. Ecco, pure un signore che corre con le proprie figlie piccole. Con le gemelline, che carine. Ecco, pure i bimbi che corrono. Tutti molto atletici. Prende partecipi chiunque. Esatto. Le famiglie, davvero. Tecnico qui. Tutti buongiorno a tutti, trasmettiamo la diretta allora, della corsa di Miguel dallo Stadio Olimpico. In questo momento state assistendo all'arrivo della strada antirazzismo. La corsa di Miguel si svolge a Roma e questa diretta è curata dai ragazzi e dalle ragazze del terzo F del liceo d'Atene. Gli atleti e le migliaia di partecipanti sono partiti alle 10:30 dal Ponte della Musica e dopo un percorso di 3 km arriveranno allo Stadio Olimpico. La corsa di Miguel è organizzata dal Club Atletico Centrale e dallo WISP, con il sostegno di Mizuno, Cisalfa, Ghinotto Neri, UNAR e il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio e la collaborazione dell'Ambasciata della Repubblica Argentina. Preziosa anche la collaborazione con CONI Servizi e FIDAL. Fino adesso alla fine all'ultima curva. Ah, quindi fino all'ultima curva eravate insieme, gruppo compatto e poi hai fatto selezione? Senti, ma l'hanno fatto faticare tanto per vincere questa volata o mediamente poco? Dimmi un po'. Sono ragazzi forti, l'hanno fatto faticare. Hai sentito il ragazzo della Dispoli? Sono ragazzi forti questi. Quindi, tanto di cappello a loro che ti hanno dato filo da torcere, ma soprattutto con oggi le condizioni atmosferiche sono ottimali. Anche se è vinto, è giusto una cosa formale, perché poi oggi, ragazzi, avete vinto tutti. Posso darvi una domanda? Vi piacerebbe un giorno, un domani, correre a 10 km? Sì. Quindi promessa, ogni promessa è debito. Noi vi aspettiamo tra qualche anno la 10 km, ma fino a quando avete l'età e la voglia di correre a 3 km fatelo, perché è importante esserci.
Vuoi salutare qualcuno? Mio padre, perché oggi è il compleanno. Ah, è il compleanno del padre e noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Ci facciamo una bella foto insieme con questi ragazzi. Venite qui, vai. Guarda che spinta, Paco, arrivano, sono tutti ragazzi. Siamo dentro lo stadio olimpico. Questo ovviamente è il luogo sportivo molto importante. Allo stadio Paolosi di grande valore, vedete. Tutti i ragazzi che hanno meno di 16 anni ancora non possono fare 10 km, guardate queste due ragazze ancora fiamme gialle allo sprint, sono i nostri futuri talenti, bravi, bravissimi questi ragazzi che tagliano adesso il traguardo, e grazie anche a Fiamme Gialle ed Esercito per questo vivaio dell'atletica che coltivano qui a Roma nelle loro sedi. Vedete ancora Rifondazione Podistica, altra grande scuola di atletica giovanile. È arrivato il fronte della strada razzismo, aspettiamo adesso gli altri. Io Marco, ti devo rubare la scena perché ha tagliato il traguardo Massimiliano, che un caro vecchio amico, un podista che insomma ha scritto pagine importanti in questo sport a livello amatoriale, a livello master, e ricorrere rientrando qui dentro allo stadio olimpico è una cosa magnifica veramente. Piano piano cercheremo sempre di migliorare tutti quanti, l'importante è che si faccia sempre un bello sport e questo fa bene a tutti quanti. Grazie a tutti. Che poi Massi, io ho avuto il piacere di allenarmi, di correre con te in passato, non eri un grande amante dei 10 km, eri un vediamo arrivare testo, bambini 800, della corsa della, dello strante ha un valore assoluto, qualcosa di diverso, quindi grazie per essere stato con noi e complimenti, ogni anno sempre qualcosina in meno, mi raccomando Max, grande. E allora? E Paco, permettimi di salutare Claudio Santini, che è arrivato adesso, animatore, vero animatore dell'atletica a Villa Panfili, con l'augurio che la Christmas Run, che è una delle più belle corse, forse col vero spirito non competitivo, quest'anno si possa rifare. Guardate che bello questi ragazzi che arrivano adesso in giallo-blu, anche loro vanno forte, sono tutti talenti dell'atletica, guardate, vedete ormai le scuole di atletica, ancora mille piedi la Discoli, sono alla strada antirazzismo. Guarda qui. Questo è il nostro futuro, questo è il futuro dell'atletica. Lui ha 20 giorni, oggi si chiude la corsa di Miguel, ma tra 20 giorni inizia il 1000 di Miguel. Paco, abbiamo 15.600 ragazzi di 265 scuole, pensa come sono preciso, del Lazio iscritti, saranno 30 mattine di gara sui 1000 metri, sulla 50x400 metri, e quest'anno in prima internazionale la staffetta in simultanea 42 per 1000 metri in 20 scuole d'Italia. Mi concedi un... Paco, guarda che bello questo arrivo adesso, vedi, questo è la scuola che si muove, la scuola che corre, la scuola che non ha paura di far fatica e sudare divertendosi, però questo è il bello, questa è una cosa che era forse inimmaginabile qualche anno fa. Guarda che gruppetto, questi sono ragazzi del canottaggio per esempio, guarda con la divisa della canottiera che arrivano adesso. Però rivolgo a loro i miei complimenti. Rifondazione Podistica, pensa, la mia carriera, breve carriera e misera carriera sportiva, nasce proprio in Rifondazione Podistica, tuttora grande amico di tutto lo staff, l'entourage, il direttivo di Rifondazione Podistica, negli anni di Marco Novaro presidente, quindi figuriamoci, è passato qualche anno ormai, però mi fa piacere vedere che continua se il settore giovanile è sempre più positivo e sempre più propositivo per i colori di Fondazione Podistica. Complimenti ragazzi, complimenti, ben arrivati, forza ancora così. Guarda, ecco, adesso diventano questa sempre. È la sua prima corsa di Michele. Ciao, sì. Cosa l'ha spinta a partecipare? Un gruppo d'amici, noi siamo venuti da Terni. Allora, okay. Abbiamo fatto un pullman e siamo tutti amatori podistica. Era stata una bella corsa. Quanti anni ha? Io 70. Ah, ok. Complimenti. Grazie. Ecco qui ancora i ragazzi verde e fuori di Fondazione Podistica. Pettorale 68-32, soddisfatto alla grande. Molto. Si riempie. Paco, si sta riempiendo di nuovo la pista dell'Olimpico. Si sta riempendo di nuovo, occupiamo ancora tutte le corsie, adesso è proprio uno spirito diverso, vedete solo i ragazzi, le famiglie delle ultime scuole, oggi ci sono 800 ragazzi delle scuole di Roma che per una mattina hanno deciso di non rimanere a letto, ma di venire, abbiamo pensato una scolaresca che viene da Sora. Il Rai questa sera è di Inferita, a che ora siamo? Questo è l'arrivo della strantirazzismo, mercoledì pomeriggio. Ora stiamo assistendo alla massa di persone che sta arrivando. La scritta più originale, devo dire, di tutta la corsa di Miguel. Arriva il secondo gruppo di persone all'arrivo e arrivano comunque molti ragazzi, bambini di tutte le età
e signori anche abbastanza avanzati d'età. Abbiamo persone dai 7 anni ai 70, 82 addirittura, e addirittura donne con passeggini, bambini e cani. Eccoli, addirittura con due gemelli. Un melting pot unico in Italia. Una storia che eccoli. Ad abbracciare la storia della corsa di Miguel. Decine di colori che si incontrano, ma un solo spirito, un solo sorriso col passeggino, signore. Mi raccomando, fino alla... Ma guarda quanti anni ha, Marco, quanti anni? Guarda, guardate. Non ce l'ho fatta, no, ci ho provato ma non ce l'ho. Scusa, partita. Marco, devi capire quanti anni ha, a te sfuggito, non ce la puoi fare. L'ho persa. Ecco il terzo gruppo. L'orchestra di Torpignattara, signori, veramente tutti all'arrivo. Vale la pena scoprire, stanchi. Assolutamente l'orchestra. Adesso cercheremo qualcuno da intervistare. Allora, 21 musicisti, per le prime impressioni post gara. Anche loro, romani di seconda generazione, di 13 nazionalità diverse. Ci sono molti. Gareggiano proprio persone di tutte le età. Gara competitiva che sono tornati ad accompagnare i bambini. Hanno fatto la 10 km e hanno fatto poi la doppio scatto con un 3000 metri con i loro bambini. Bellissima anche questa cosa, questa staffetta. L'invito, il mio sogno, Paco, sarebbe un mondo di corse dove c'è sempre una corsa dei bambini, dove i bambini, ragazzi, non debbano rimanere a casa ad aspettare i genitori, cioè io e te che corriamo, ma vengano a correre con noi, cosa che almeno con mio figlio cerco di fare. Ma senza frontiere, eccoli qui tutti insieme, ragazzi, tutte con le braccia al cielo, tutte le braccia al cielo, perché la corsa di Miguel siete voi, vi meritate questo momento di gloria e noi ringraziamo voi per essere qui, sempre parte integrante della corsa di Miguel. Grazie, grazie di cuore, il vero spirito dello sport è quello che incarnano loro, sport senza frontiere. Intanto, Marco, mentre tu parlavi, io curiosavo sui social e vedevo le foto già online della partenza di questa 19ª edizione della corsa di Miguel, qualcosa di unico, credimi. Il giallo fluo, scelta azzeccata, più che mai, perché veramente c'è un fiume in piena, il Mississippi sembra interamente giallo fluo. Signora, lo scaldacollo gli è piaciuto quest'anno come regalo? Molto, grazie. Molto, ha visto? Anche è lo scaldacollo. Un ragazzino stremato. Una cosa. Mentre entravamo nel tunnel dell'Olimpio, quindi 7 minuti dopo la partenza, sui social c'erano già le foto della partenza scattate dai podisti. Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Corrono, non solo fotografano, ma anche postano. Postano. Al passaggio del primo chilometro già avevano postato le foto. Forcina. Forcina che sta per. E dalla corsa di Miguel. Oddio, non me lo ricordo, m'ha detto. Cioè, con questa immagine dell'arrivo, del traguardo. Va bene. Tutte le esperienze. Complimenti, ragazzi. La calza 10 e lode, la prestazione 11, veramente. Pago gli occhiali, le emozioni, i colori, rosso che tutto sta stupendo. Adesso, guarda. Un saluto, speriamo che vi sia piaciuta la nostra, modello Giuditta, le nostre riprese, confermo. Le nostre live. Allora, in tempo reale, tra antirazzismo non vuol terminare. Guarda questo sprint, realizzeremo dei filmati, dei video e delle foto, diciamo, e le posteremo sulla pagina per coronare questa nostra esperienza. Il passeggino.